Parliamo anche oggi di vocazioni e che vocazioni, lasciatecelo dire, come sempre con Padre Pasquale Albisini, curatore del sito vocazioni.net. Ciao Padre Pasquale, ben trovato. Buonasera a tutti. Ben trovato a te. Buona settimana, visto che la cominciamo sempre insieme. Giriamo sul web, come sempre, ci soffermiamo sulla pagina vocazioni.net e ritroviamo, come sempre, il grande tema delle vocazioni. Quest'oggi alcune particolari davvero, di sicuro tanti ne avranno sentito parlare, però partiamo dal primo articolo che è sulla home page e il titolo Come loro siamo tutti testimoni del Vangelo. Proprio oggi, il 24 marzo però del 1980, veniva assassinato Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, e in questa giornata si ricordano tutti i missionari che sono stati uccisi nel mondo, Padre Pasquale. Sì, il 24 marzo, come dicevi tu, è appunto una data diciamo molto importante di digiuno, è una giornata sia di digiuno che di preghiera in memoria dei tanti missionari martiri che danno la vita per il Vangelo in ogni angolo della terra, ma direi anche una giornata per pregare per i tanti missionari che ancora oggi, in mezzo a pericoli i più diversi, annunciano il Vangelo, hanno il coraggio davvero di annunciare la resurrezione di Cristo. È una giornata che capita molto spesso anche in Quaresima, quindi in un clima davvero di stimolo ad una testimonianza cristiana molto più intensa. E quindi oggi in tutte le chiese si ricordano i missionari martiri che sono tantissimi, alcuni sono stati nominati durante il grande giubileo del 2000 in quella bellissima veglia al Colosseo, se ricordate, con Giovanni Paolo II, ma è un elenco che viene aggiornato ogni anno sui vari siti missionari, si può trovare l'elenco aggiornato dei missionari e si intende per missionari tutti gli operatori pastorali aggiornati appunto al 31 dicembre 2013. E non abbiamo idea di quanti davvero danno la vita per Cristo e per il Vangelo, però non fanno notizia perché, come sappiamo, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Hanno così tanto coraggio, hanno avuto così tanto coraggio da dare addirittura la vita per questo, per il Vangelo. Il tema scelto per questa 22ª giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri è martiria, che vuol dire testimonianza. È aumentato il numero dei martiri rispetto, per esempio, prendiamo la data di Monsignor Romero, la data di morte di Monsignor Romero, 1980. I martiri sono aumentati, sì, lo ha detto anche il Papa parlando dei cristiani perseguitati, che sono un tema che gli sta molto a cuore, disse in un'omelia: voi non avete idea ancora oggi, in questo momento, in questo istante, di quanti martiri, di quante persone vengono uccise a causa del Vangelo, e possiamo vederlo anche numericamente. Alcuni sono conosciuti, altri non sono conosciuti, ma si tratta di sacerdoti, consacrati, consacrate, laici, famiglie, catechisti, medici, davvero che vanno lì per annunciare il Vangelo nella loro condizione e danno la vita per Cristo. D'altronde la Chiesa non potrebbe vivere, non potrebbe avere un cuore che batte se non ci fossero i martiri. Qual è il nostro compito? Loro danno testimonianza, il nostro qual è? Il nostro è lo stesso del loro. Assolutamente. Il termine martiria, che vuol dire appunto testimonianza, è la condizione sine qua non per essere discepoli di Gesù, cioè è il cuore dell'essere discepoli di Gesù. Ognuno di noi è un martire, cioè un testimone lì dove vive, nello stato di vita, nelle condizioni in cui si trova. Quindi siamo chiamati a prendere ispirazione da loro per dare anche noi la vita come l'hanno data loro, nelle forme evidentemente più diverse. C'è, come sempre accade in queste giornate in cui si ricordano diversi eventi, e in questo caso appunto ricordiamo i missionari che sono stati uccisi in tutto il mondo, ci sono sempre tante iniziative che poi vengono prese in considerazione dalle tante comunità e c'è quindi un sussidio preparato per questa giornata. Sono tante le raccolte, le proposte per l'animazione e lo spunto viene dato soprattutto da Giovanni Paolo II, da Papa Giovanni Paolo
Paolo II e da Papa Giovanni XXIII, che saranno presto canonizzati, ricordiamo il 27 aprile. Sì, è stato preparato un sussidio dalla CEI in cui appunto ci sono diversi schemi di preghiera, tra cui appunto una veglia per i missionari martiri e una Via Crucis, e come dicevi tu, ispirata ai testi dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che verranno canonizzati insieme. Ma poi è anche una giornata di digiuno, dove il digiuno non è soltanto più una forma ascetica, ma è un modo e una privazione per i poveri, per i tanti poveri a favore dei quali i missionari sono morti. E dalle offerte raccolte col digiuno di quest'anno verranno finanziati due progetti missionari, uno in Tanzania, una scuola alberghiera per un centinaio di studenti, e uno in Bangladesh, dove si ricostruisce una chiesa distrutta dai fondamentalisti. Quindi non è una celebrazione, non è un ricordo fine a se stesso, comunque non serve soltanto a ricordarci lo stile che dobbiamo adottare, ma comunque porterà tanti frutti. Sì, io vorrei, come dire, sottolineare questo che tu hai appena detto con una frase che Don Luigi Ciotti l'altra sera nel suo discorso alla veglia per le vittime delle Vittime. mafie, dove era presente anche Papa Francesco, disse: coloro che danno la vita per la giustizia continuano a dare vita anche oggi. E sappiamo già dai tempi dei primi cristiani, da Tertulliano, che la vita, il sangue dei martiri e il seme di nuovi cristiani e il germoglio di una vita nuova. Come dicevo prima, se la Chiesa continua a battere, ha un cuore che batte, lo diceva anche Santa Teresina, è perché ci sono ancora martiri che danno il sangue e la vita per il Vangelo. Voi, tu, Padre Pasquale, e quindi tutta la tua comunità, come ricordate anche voi, insomma, vi atterrete a queste indicazioni, se vogliamo? Ma io questa mattina nella celebrazione della Santa Messa l'abbiamo offerta per questa intenzione, abbiamo pregato anche con le preghiere che il Messale suggerisce per i cristiani perseguitati, proprio come preghiera dei fedeli. L'abbiamo ricordata anche nella liturgia delle ore. Insomma, l'importante è sensibilizzare oggi le persone che vengono a Messa per questa intenzione di preghiera. Ma anche invitare alla preghiera chi non si può recare in chiesa, magari anche tanti che ci seguono, che sono a casa, a pregare per questi martiri. Cambiamo articolo, sempre, restiamo sempre sull'home page di vocazioni.net e parliamo di una suora che ormai conoscono tutti. Una suora davvero grintosa, una suora eccezionale che ha lasciato a bocca aperta anche i non credenti. Si tratta di Suor Cristina che ha partecipato al programma dei Talent The Voice. Ne hanno parlato tutti. La tua prima impressione, Padre Pasquale, se l'hai seguita in diretta? Allora, io devo essere molto schietto e molto sincero, un po' snobbo questo tipo di cose, nel Lo senso che, sappiamo. no, cioè, nel senso che per carità ho, come dire, ammiro Suor Cristina e lei lo ha detto il motivo per cui è andata lì, quindi può essere evangelizzazione anche quella, però secondo me bisogna fare un po' di discernimento perché si può andare subito in pasto a un sistema dove poi la volontà di evangelizzare viene soffocata. Non è una critica comunque negativa, diciamo sono un po' scettico, soprattutto ho visto le migliaia di apprezzamenti positivi anche su Facebook e tra i quali qualcuno scriveva: ecco, questa è la chiesa che mi piace, la chiesa che esce per strada e annuncia il Vangelo, no? E non è giusto dire questo perché c'è tanta chiesa che esce per strada e annuncia il Vangelo che però non va ad Voice, non è conosciuta, non la conosce nessuno. Quindi, come dire, non faccio una critica, un giudizio, ecco, non faccio un giudizio né sulla persona né sull'iniziativa, che è un'iniziativa comunque secondo me bella, nel senso che lei lo ha detto, Sor Cristina, il Papa ci ha chiesto di uscire e io vi porto questo dono, no? Però stiamo attenti perché, come dire, la cultura non aspetta altro che questo, no? Per cui Suor Cristina potrebbe diventare tranquillamente, se al suo posto ci fosse una pop star vestita da suora, sarebbe la stessa cosa, no? Cioè, bisogna stare molto attenti, andare oltre la sua voce e capire perché è andata lì, insomma. E comunque, insomma, ha fatto parlare di sé. Ah, questo dobbiamo ammetterlo, insomma, ha attirato l'attenzione anche di chi era un po' scettico come te, forse.
Sì, io l'ho vista, non l'ho vista in diretta, ma ho rivisto il video in cui appunto c'era J-Ax, Noemi, Piero Pelù, Raffaella Carrà, insomma, che si sono sprecati in lodi. Ho visto questo abbraccio con J-Ax che l'ha fatta andare in aria, non è che mi sia piaciuto tanto. Ho visto le suorine, le sue consorelle che stavano lì e ridacchiavano, però io l'ho postata proprio perché, tra l'altro, è presa da ansa, quindi ha fatto molto parlare di sé e credo che le intenzioni siano positive. Però invito a fare discernimento su questo tipo di manifestazioni. Una cosa positiva è successa. J-Ax, per esempio, si è commosso fino alle lacrime. Non ha messo in scena anche questa? No, 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 non mi permetto di dire che è una messa in scena, non giudico le lacrime degli altri, assolutamente. Voglio dire che probabilmente se avesse visto un film di un certo livello sarebbe commosso lo stesso. La sua commozione si vedeva che era legata a quello che a quello che Suor Cristina ha detto, no? Dio, insomma, voglio portare Dio qui, adesso non ricordo le parole esatte, ho un dono, ve lo dono, poi ha citato anche il Signore, no? Che ovunque, e quindi probabilmente questo lo ha toccato, quindi non è un giudizio su di lui, e penso che le lacrime sono sempre un dono, delle perle. Però dobbiamo andare oltre, non dobbiamo fermarci soltanto alle sue capacità canore. Insomma, se fosse rimasta in chiesa, comunque all'interno del coro della sua parrocchia, non avrebbe avuto lo stesso successo, comunque non avrebbe fatto parlare di sé Sì, e ma di io quello non che c'è critico. tutto dietro. Sì, ma infatti io non critico l'iniziativa. Ha fatto bene a portare lì Gesù Cristo, ma spero davvero che porti Gesù Cristo, cioè che non rimanga lei intrappolata in questo sistema e neanche gli altri nel contrapporla, insomma, a tante altre suore che nascoste in ogni angolo del mondo, insomma, annunciano Gesù Cristo allo stesso modo, anche dando la vita. Ecco, questo voglio dire, insomma. Sono Aspettiamo. un po' prudente queste cose. Va bene, lo saremo anche noi, grazie ai tuoi consigli. Aspettiamo quindi il secondo step di questo programma e vediamo insomma che fine fa la suora. Cambiamo articolo, questa volta torniamo ad essere seri. È stato ordinato da Giovanni Paolo II, detenuto per 30 anni dal regime e ci sono stati i funerali di Monsignor, spero di pronunciarlo bene, Fan Zhongliang, con 70 sacerdoti e 5.000 fedeli della chiesa ufficiale sotterranea. Chi è? È uno dei missionari martiri che commemoriamo oggi, Oggi. anche se non è stato ucciso, ma è stato incarcerato per tutta la vita, è stato detenuto per 30 anni, ha sofferto per 30 anni senza libertà di poter esercitare il suo ministero, tant'è che ai suoi funerali hanno deciso, proprio come un'ispirazione di usare il colore liturgico rosso, proprio perché per loro è un martire, no? Sappiamo che fa parte di quella chiesa sotterranea cinese che è oppressa dal governo, che non può essere, come dire, testimoniare pubblicamente proprio perché il governo comunista la opprime, no? E quindi è un martire anche se non è stato ucciso, così lo hanno commemorato, tutti i sacerdoti. Tra l'altro al funerale c'erano anche sacerdoti della Chiesa ufficiale, quindi è stato un buon segno di unità che potrebbe far sperare, diciamo, in un miglioramento delle condizioni della Chiesa in Cina. Il vescovo della diocesi in cui è morto non è potuto essere presente perché anche lui è incarcerato e sotto stretto controllo agli arresti domiciliari in realtà. Il governo ha proibito che il vescovo sia seppellito nella cattedrale di Shanghai dedicata a Sant'Ignazio, ha proibito che lo si chiami vescovo perché sono terminologie ufficiali che decide solo il governo, ma in realtà la celebrazione di questi funerali è stata già un grande segno di riconoscimento del martirio di questo grande vescovo. Infatti tanta è stata poi la gente accorsa a questi funerali, già 2 ore prima il cortile era pieno, pieno di cattolici. E, sono stati però fatti passi avanti, noi lo scopriamo proprio con te in questo spazio. La Chiesa d'Oriente sta facendo tanti passi in avanti, sta facendo progressi in questo senso. Ma la Chiesa in Oriente Le sicuramente sì, vocazioni l'Oriente comunque stanno crescendo. sì, l'Oriente però è un grande mondo. Certo. Qui parliamo della Cina che vive una situazione molto particolare. C'è appunto una Chiesa, tra virgolette, clandestina, che è la Chiesa in qualche modo che soffre
che è martire perché appunto non può testimoniare pubblicamente la sua fede se non adeguandosi ai dettami del governo comunista, e una chiesa invece creata, formata dal governo comunista, che dirige lui, insomma. Quindi è una situazione molto particolare, però qui le vocazioni ci sono. Abbiamo altre volte parlato della Cina, di articoli sulla Cina, e le vocazioni ci sono perché anche lì ritorna la stessa logica, ci sono i martiri, no? C'è una testimonianza cristiana incisiva. E come conclude l'articolo stesso, la presenza di sacerdoti ufficiali e sotterranei fa sperare nell'unità della Chiesa in Cina. Questo se lo augura tutto il resto della Chiesa. E certo, è quello per cui si prega. Benedetto XVI ha indetto la giornata del 24 maggio ogni anno per la Chiesa, giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, perché è la festa di Maria Ausiliatrice, che è la protettrice della Chiesa cinese. Si spera sicuramente, ecco, si spera tantissimo che con Papa Francesco, la sua capacità di dialogo e di apertura, possano esserci dei segni incoraggianti. Questi sono soltanto tre degli articoli presenti sul sito vocazioni.net, ce ne sono tanti altri, così come c'è tanto materiale pastorale utile a tutti gli operatori che si danno da fare, che sono con le mani in pasta, insomma, per dare una mano alla Chiesa. Grazie a te, Padre Pasquale, anche per oggi. Ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie di cuore, buona serata a tutti. Affidiamoci alla Madonna che già da adesso stiamo celebrando nel mistero della sua Annunciazione. Grazie a te ancora anche per oggi e buona settimana a tutta la comunità. Arrivederci.